Vi potete fare un'idea di quello che succede ai vostri rifiuti una volta che l'avete messi fuori dall'uscio di casa. È un viaggio che vi lascerà un po' così e forse capiremo tante cose. Quindi no, non va bene spariturum maleche bubu, non va bene, no buono. Il libro Spazzatura si intitola così, una pubblicazione davvero originale che parla del percorso che fanno i rifiuti in Italia. E sono i viaggi turistici dei rifiuti, 1,5 milioni di tir che circolano per l'Italia, la direttiva europea che dice che in base al principio di prossimità bisogna che i rifiuti vengano smaltiti dove sono prodotti, così in Italia non è, c'è un import-export di rifiuti. Cosa hanno in comune Zaia e De Luca? Cosa ha in comune lo sceriffo e il doge? 218.000 tonnellate di spazzatura organica che da Napoli vanno a Venezia. Vanno gestiti dopo la raccolta differenziata come si deve, con impianti giusti che non inquinano ma che producono ricchezza, perché i rifiuti sono ricchezza. Ad Arezzo, in questa provincia, in questa parte della Toscana, per fortuna e forse anche un pochino per capacità, per lungimiranza amministrativa, è stata organizzata una centrale di recupero totale. È la Regione Toscana che ci definisce così, quindi ha esempianti da quello che era il termovalorizzatore, l'inceneritore, per chi diciamo lo voleva chiamare la vecchia maniera, diventa una centrale di recupero totale con un grosso cambiamento. È proprio insito nelle autorizzazioni, cioè in questa centrale di recupero si faranno tutte le lavorazioni e si fanno le lavorazioni della raccolta differenziata. Infatti abbiamo inaugurato Verde 70.000 tonnellate dedicate all'organico della provincia di Arezzo. E sotto c'è una linea sussidiaria di termovalorizzazione, anche questa in fase di revamping, la quale sarà necessaria e sufficiente per trattare tutti quegli scarti che le stesse raccolte differenziate producono. Abbiamo verificato l'esistenza di 11 territori, 11 province italiane in cui può tranquillamente essere replicato questo modello impiantistico.